Sarà indispensabile per il Bitonto Calcio in vetta al girone H della Serie D al momento della sospensione dei campionati dilettantistici avere lo stadio comunale Città degli Ulivi adeguato per disputare eventualmente la Serie C. Ipotesi sempre più concreta questa se venisse confermata la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere le prime di ogni girone e se questa fosse confermata dal Consiglio federale di inizio giugno. In merito agli interventi di ristrutturazione dello stadio, nonostante il proficuo dialogo tra l'amministrazione e la società, c'è chi nutre dei dubbi sull'effettiva azione del comune che intanto valuta l'ipotesi di una ulteriore proroga per la data di scadenza del rifacimento dell'impianto prevista per il 15 giugno. Qualcuno può essere diffidente nei nostri confronti sul fatto che noi stiamo pensando anche ad adeguare lo stadio. In realtà sta andando tutto come si era previsto, cioè distribuzione degli affidamenti e quindi del carico di lavoro su più uffici, questo per non ingolfare ulteriormente l'ufficio lavori pubblici e velocizzare la procedura. Le telecamere di videosorveglianza sono in carico in questo momento all'ufficio informatico, al comando dei vigili urbani, che ha raccolto già il progetto esecutivo. La parte più delicata riguarda sicuramente le opere di adeguamento dei lavori edili e dell'impiantistica, più semplici a differenza dell'installazione della curva, ferma allo stadio dall'estate del 2019, che prevede invece opere strutturali. Ieri, intanto, il progettista è stato nuovamente allo stadio degli Ulivi per un sopralluogo. Ha raccolto tutta la documentazione, era già avanti con la previsione del computo metrico delle opere edili, mi ha promesso che in qualche giorno mi dà almeno il computo metrico per il calcolo dei lavori e consentirci di trovare i fondi anche per le opere edili, perché siccome siamo in bilancio provvisorio, stiamo prendendo i fondi dai residui dei vari capitoli.